Ben ritrovati, benvenuti all'appuntamento con il nostro giornale. Dunque, è atteso un nuovo sbarco a Salerno nelle prossime ore. Sono in arrivo circa 1000 profughi che approderanno grazie ad una nave norvegese al porto di Salerno, la stessa che è giunta proprio nella città capoluogo per gli ultimi due sbarchi. La prefettura ha già avviato la macchina organizzativa per l'accoglienza, allertati anche gli uomini della Capitaneria di Porto, che intanto hanno vissuto un intenso fine settimana. Numerosi gli interventi nel territorio provinciale, quello più rilevante nelle acque di Atrani, dove si è verificata una collisione tra due imbarcazioni. Abbiamo il servizio. Arriverà stanotte o al massimo domani nella tarda mattinata la nave norvegese Siem Pilot, la stessa giunta per gli ultimi due sbarchi al Molo Manfredi del porto di Salerno, con a bordo circa 1000 migranti. È stata già attivata nelle ultime ore la macchina organizzativa della prefettura di Salerno per fronteggiare al meglio questo che sarà il 13° sbarco di migranti nel porto salernitano. Il numero preciso di migranti che arriverà non è ancora preciso e ufficiale, ma non saranno meno di 800, a quanto pare, quelli che giungeranno nella città capoluogo, provenienti per lo più dalla Somalia, dove proprio ieri c'è stato un terribile attentato nella città di Mogadiscio, e poi Libia, Bangladesh, Ghana, Nigeria, Costa d'Avorio, Camerun, Egitto, Senegal e Congo. Sarebbero stati salvati nelle acque del canale di Sicilia da militari della Marina italiana. In queste ore in prefettura a Salerno si è lavorato alacremente per organizzare il piano di intervento, che sarà comunque molto simile rispetto all'ultimo. Già allertati anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno, come confermato dal sottocapo della Marina Gianluca Porpora. Già siamo stati allertati, questa è un'attività che è coordinata dalla prefettura di Salerno. Di fatto sarebbe previsto l'arrivo di una nave che trasporta dei migranti. Abbiamo notizia che è prevista arrivare nella nottata o in tarda mattinata, però avremo nuove disposizioni appunto dalla prefettura locale. E per gli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno è stato un fine settimana fitto di interventi nelle acque e sulle spiagge del territorio. Ad Atrani una collisione tra due imbarcazioni, ad Agropoli è stato rinvenuto sulla spiaggia un delfino in stato di decomposizione, altre operazioni di salvataggio sono state portate a termine dai militari. Nello specchio acqueo antistante Atrani, per cause ancora in via di accertamento, sono entrati in collisione un gozzo da pesca in legno con a bordo un 56enne atranese e un motoscafo con a bordo 6 persone che rientravano da una giornata al mare. L'episodio si è verificato poco prima delle 20 e sul posto, dopo l'allarme, sono immediatamente giunte la dipendente motovedetta Charlie Papa 854 e il gommone Golf Charlie Alfa 08 dell'ufficio locale marittimo di Amalfi. L'uomo, che era da solo sul natante da pesca al momento della disavventura, è rimasto ferito in maniera grave e, una volta soccorso dalla nostra unità, è stato trasportato presso il presidio ospedaliero di Castiglione per i primi accertamenti e successivamente trasferito all'ospedale Ruggi di Aragona di Salerno. Sulla dinamica dell'incidente in mare indagano ancora i militari dell'ufficio locale marittimo di Amalfi, coordinati comunque dalla Capitaneria di Porto di Salerno. Già è stata in merito informata la Procura della Repubblica ed infatti sono in atto una serie di riscontri tra le deposizioni delle persone che erano a bordo del motoscafo e sul gozzo. Nel pomeriggio invece di ieri, poi, sempre il battello Golf Charlie Alfa 08 ha prestato nuovamente soccorso ad un'altra unità da diporto, un'unità di circa 6 metri, che era in difficoltà a causa di un'avaria al motore che ne comprometteva la propulsione, mentre navigava a circa un miglio di distanza dalla costa in corrispondenza della località Praiano. In tale circostanza gli uomini della Capitaneria hanno prestato assistenza all'unità fino al momento che è stata portata in sicurezza nel porto di Maiori. Invece ad Agropoli i colleghi della locale Capitaneria sono stati impegnati in quanto intervenuti nei pressi del Molo Sirena del comune di Cavaccio per il rinvenimento di una carcassa di delfino deceduto. L'animale è stato trascinato a riva probabilmente dalla corrente e, considerato l'avanzato stato di decomposizione, è probabile che fosse morto già da diversi giorni. La carcassa poi, come da prassi, verrà sottoposta ad analisi per stabilire le cause del decesso. Io, come sempre, le chiedo di dare agli utenti da casa la possibilità di capire come eventualmente farsi aiutare
nelle acque o sulla spiaggia, in caso di problematiche, c'è il numero classico di intervento da parte della Capitaneria di Porto. Ce lo vuole dire lei? Sì, allora noi ovviamente raccomandiamo in primo luogo la più stretta osservanza delle norme, assicuriamo che tutte le attività di controllo previste anche dall'operazione Mare Sicuro di cui abbiamo parlato inizio estate proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare riguardo negli aspetti afferenti alla sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana in mare. Ricordiamo a tutti gli utenti che consultando il sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it è possibile prendere visione delle principali disposizioni normative riguardanti l'esercizio e la navigazione della pesca in mare per i diportisti e gli appassionati di pesca. E ricordiamo invece in linea generale a tutto il personale che è in vacanza ed è in mare che il personale della Capitaneria di Porto è sempre disponibile per quanto riguarda la zona di Salerno al numero 089 25 87 911 per qualsiasi tipo di informazione, mentre nel caso di emergenza è attivato 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale il numero di emergenza blu 1530, sempre a disposizione. È stato un uomo di 87 anni a provocare il tragico incidente stradale avvenuto l'altra notte ad Atena Lucana, che ha provocato la morte di un uomo e il ferimento della moglie di quest'ultimo. I carabinieri di Sala Consilina, grazie alle immagini di videosorveglianza, hanno potuto accertare che l'uomo, un uomo di 87 anni di Sala Consilino, è entrato, ha imboccato la strada con la propria autovettura, mettendosi pericolosamente sulla strada statale, causando la fuoriuscita della sede stradale dell'auto condotta dalla vittima, che nell'impatto contro un rimorchio parcheggiato in un'area di proprietà privata è morto sul colpo. La moglie, che si trovava in auto con il 61enne, è stata trasferita all'ospedale di Polla per le gravi ferite e fratture riportate. A rendere la vicenda ancora più squallida, oltre che tragica, il fatto che l'87enne e le altre due persone che erano in auto con lui, dopo l'incidente, si siano diretti tranquillamente in un ristorante di Atena Lucano. Hanno detto alla polizia che non si erano accorti dell'incidente. Ed ora andiamo invece a Coperchia, dove c'è stata una rapina all'ufficio postale. Tutti i dettagli nel servizio. Dovevano servire al pagamento delle pensioni 30.000 euro che erano stati appena depositati dal furgone portavalori nell'ufficio postale di Coperchia quando questa mattina una coppia di rapinatori ha fatto irruzione. Erano ben informati i malviventi sull'orario in cui mettere a segno per rendere proficuo al massimo il colpo nel piccolo ufficio di via Cacciatore nella frazione del comune di Pellezzano, già in passato purtroppo preso di mira dai rapinatori. Erano in due, hanno raccontato dipendenti e due testimoni che si trovavano già presso lo sportello che aveva da poco aperto al pubblico. Poco prima delle 9 la coppia attua il suo piano. Uno resta fuori, è armato e controlla che non ci siano arrivi di forze dell'ordine. L'altro entra nell'ufficio e ci mette poco a farsi consegnare sotto minaccia dai dipendenti i sacchi con i 30.000 euro appena depositati dal furgone portavalori. Poi la fuga in sella ad uno scooter nero, come hanno avuto poi modo di verificare da un unico video registrato da una telecamera di sorveglianza i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi e le indagini per risalire agli autori del colpo. L'ufficio postale è poi rimasto chiuso. La terra trema a Salerno. Due scosse di terremoto di magnitudo 2,4 della scala Richter sono state rilevate dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia alle prime ore del giorno, la prima alle 3.34, la seconda alle 5.34 di questa mattina. L'epicentro, ancora una volta, è stato individuato nella zona del Cilento, interessata da uno sciame sismico con altre scosse registrate nello scorso fine settimana. Il leggero terremoto è stato avvertito ai piani alti delle abitazioni e non ha causato danni a cose e persone. Nelle stesse ore anche in Sicilia si è registrata una scossa sismica. Ed ora andiamo a Sarno, parliamo di rifiuti. Infatti continua nella città dell'Agro la lotta del sindaco Canfaro contro gli
i civili, così li ha definiti, che sversano fuori orario e in zone isolate la spazzatura. I rifiuti vanno depositati nei giorni indicati, ha affermato il sindaco. Previste multe salate per i trasgressori. Vediamo. Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, si scaglia contro i cittadini incivili che, creando non pochi disagi, non rispettano orari e modalità della nuova raccolta differenziata partita qualche mese fa. È per questo che i controlli sono costanti in tutta la città per punire i trasgressori. Le sanzioni, che vanno da un minimo di 300 ad un massimo di 3.000 euro, sono l'atto finale di una serie di azioni che partono da una campagna informativa massiccia. È comodo non fare la differenziata e, come dire, sversare a tutte le ore, sversare di tutto e di più. E certo, insomma, c'è bisogno di un piccolo sacrificio da parte di tutti i cittadini se vogliamo dare un'immagine della città diversa, se vogliamo investire sul decoro, sulla dignità, sulla pulizia. Insomma, sono tutti obiettivi che sono fondamentali per una città civile, poiché io credo che Sarno sia una città profondamente civile e che ci sia una minoranza di cittadini che purtroppo è, come dire, allergica alle regole, a qualsiasi regola. Io faccio appello ancora una volta alla rispettabilità di tantissimi cittadini che sono persone serie per bene, oltre il 70-80%, mentre ci sono un 20-25% di cittadini che ancora oggi, con un calendario ben scritto, insomma, sapendo bene come si fa la differenziata, continuano a non voler disciplinare, insomma, ed essere persone serie per bene, insomma, e continuano a sversare a tutte le ore senza fare assolutamente la differenziata. La polemica tra il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberico Gambino e il sindaco di Nocera Inferiore Maglio Torquato. Ora tutto si sposta, almeno da leggere il documento lanciato agli organi di stampa da Alberico Gambino, si sposta, dicevo, sulla coerenza. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, nonché neoresponsabile delle prossime iniziative elettorali in provincia di Salerno, appunto di Fratelli d'Italia, dopo aver criticato l'atteggiamento di Torquato su patto territoriale, agroinvest e mercato ortofrutticolo, ora apre un nuovo fronte. Secondo Gambino, ormai è chiaro che a Torquato interessa solo piazzare propri uomini ovunque possibili, e pur di raggiungere questi obiettivi esclusivamente finalizzati a rafforzare il proprio seguito per i futuri appuntamenti elettorali, e non disdegna di dimostrare incoerenza e di esternare spauracchi che si affievoliscono fino ad annullarsi appena intravede la possibilità di conseguire la possibilità di una nomina, sponsorizzato e sostenuto in questo da un Partito Democratico nocerino che ormai non sa più a che santo affidarsi per giustificare la propria sete di occupazione di posti e di presunto potere. Su Torquato ci torniamo dopo, continuiamo con quello che ha detto Gambino. Nocera Inferiore e l'agro tutto hanno bisogno di uomini e donne coerenti, ha continuato il consigliere regionale, e che facciano della tutela e del territorio e dei bisogni reali il proprio credo e il proprio unico fine, abbandonando al proprio destino quanti intendono realizzare le proprie legittime ambizioni, non preoccupandosi né del territorio né della comunità amministrata. La Patto Territoriale S.p.A. e Agroinvest, ha continuato Gambino, sono organismi decotti, indebitati fino al collo, inutili e finanche dannosi, perché inducono sindaci senza capacità di visione oltre il proprio limite orizzonte peculiare a mantenerli in vita in cambio di occupazione e di risibili posti di vertice. Questa visione politica di governo, dice ancora Gambino, va contrastata e combattuta realizzando, sulla scorta di un programma di governo dettagliato e credibile, una coalizione politico-elettorale capace di mandare a casa le incoerenze e le convinzioni di chi crede che quello che viene detto oggi non vale domani. Come vi dicevo,
La risposta del sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, non si è fatta attendere. Secondo Torquato è iniziata la campagna elettorale e Gambino, da buona apripista, si è messo all'opera. Vanno chiarite, scrive però Torquato, due cose. La prima, non so chi gli scriva pareti e citazioni giuridiche di norme e leggi, ma suggerirei di informarsi meglio. La vendita delle quote di una società non si rende necessaria allorquando, quando, come nel caso che lui cita, la maggioranza dei soci ha deliberato la dismissione delle proprie quote, proprio come nel caso della Patto S.p.A., si configura quindi quasi un oggetto impossibile. D'altronde nessun socio manifestò interesse a rivelarle. Altro che messa in vendita fino al riscatto delle quote sociali a danno della società. La seconda, abbiamo sempre dichiarato la nostra disponibilità a mantenere in vita gli strumenti di concertazione, purché ripuliti e rinnovati, ne fanno fede gli atti di Consiglio Comunale. La terza, Gambino e il suo centrodestra hanno occupato per molti anni questi strumenti, dalla Patto ad Agro Invest dal 2008 e per un periodo lui stesso in quegli anni è stato membro di un consiglio di amministrazione, creando le premesse dell'attuale stato delle società. La quarta, continua Torquato, Gambino in un'intervista alla stampa ha ricordato la gestione lungimirante della Patto quando a presiederla era l'ex sindaco di Nocera, col quale la provincia di Salerno, a guida centrodestra, chiudeva accordi, ma non dice che quella gestione lungimirante ha generato a danno del comune di Nocera Inferiore oltre 300.000 euro di debiti. Infine, sulla Patto, questione che non mi appassiona, siamo stati chiari, se sarà finanziata senza debiti per il comune, bene, se no si chiude. Ho capito, continua Torquato, che ha iniziato la campagna elettorale lanciando l'appello ad una coalizione per liberare l'agro da amministratori incoerenti. Io per abitudine guardo in casa mia, non metterei giudizio, ad esempio, su quanto accaduto a Pagani in passato. Però ricordo bene quando nel 2011 Gambino, col suo schieramento e con molto attivismo, fu tra i responsabili politici di quel doppio commissionamento della nostra città, con conseguenze pesantissime che scontiamo ancora oggi. E soprattutto con un trasversalismo che oggi, da quanto si legge dalle sue interviste, vorrebbe riproporre. Non l'abbiamo consentito allora, conclude Manlio Torquato, non lo consentiremo mai. Ed ora restiamo a Nocera per parlare però di ospedale L'Umberto I, le ultime notizie sull'attività del presidio ospedaliero messo alle strette dalla mancanza di personale, soprattutto nel periodo estivo, e all'attenzione del direttore sanitario Maurizio D'Ambrosio. Sentiamo. L'emergenza è garantita ogni giorno, tranquillizza l'utenza il direttore sanitario dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore Maurizio D'Ambrosio. La struttura di Viale San Francesco vive ormai da settimane e settimane uno stato di intasamento visibile anche agli occhi dei pazienti, con nelle scorse settimane anche corridoi invasi da barelle ed ambulatori trasformati in stanze momentanee. Di avere contezza di una situazione di difficoltà che ci sta. L'urgenza e emergenza viene garantita. In questi mesi noi faremo attività effettiva di attività assistenziale necessaria, urgente, garantiremo tutto quello che è l'attività indifferibile. Per l'attività di elezione poi ogni responsabile di struttura valuterà caso per caso, diciamo, le situazioni che bisogna affrontare come assistenza. Io spero che superati questi due mesi di grossa difficoltà si possano, aprire degli spiragli per dare un'attività assistenziale congrua, idonea, ottimale. Intanto si attende l'arrivo di nuovi infermieri e questo è il problema più pressante, la forte carenza di personale per un'utenza che ormai valica il confine provinciale, crescendo a dismisura. Per gli infermieri so che l'azienda ha proceduto
con attingendo a delle graduatorie già esistenti nell'ambito della Campania per quanto riguarda l'avviso di mobilità, però ci sono dei tempi di nulla osta e quindi anche su questo mi risulta che c'è un primo contingente di 45 infermiere che dovrebbero essere per l'ASL, di cui... Di questo abbiamo parlato già alcuni mesi fa, per la verità. Però queste... no, ne abbiamo parlato, un mese fa, ma le procedure sono queste. L'azienda, per quanto riguarda poi il personale ausiliare OSS, so che stanno contrattando per un'integrazione anche di un orario da dare alle ditte che lavorano già con noi, proprio per dare un aiuto anche sotto questo versante dell'aspetto alberghiero che queste figure professionali garantiscono. Molte volte succede che c'è una inappropriatezza per quanto riguarda le prestazioni di urgenza e emergenza, e mi riferisco al pronto soccorso di Nocera. Vengono molte persone anche non territoriali, non nella nostra zona, quindi facciamo capo anche a persone da altre ASL del Napoletano oppure da altre ASL. Ovviamente, perché nonostante tutto abbiamo un'organizzazione H24 che ancora garantisce delle attività specialistiche, forse in altri ospedali non sono garantite. Quindi anche questo crea un sovraffollamento di quella che è l'offerta sanitaria rispetto a questi parametri di cui dicevo prima. In questo periodo purtroppo viene ridotta proprio per garantire le cose che dicevo prima. Migliaia di persone hanno affollato, stanno affollando la Basilica di Sant'Alfonso a Pagani. Oggi infatti si celebra il santo nel 200° anniversario della dichiarazione di Beato. Tra l'altro la città di Pagani così celebra il suo patrono. Vediamo. Un momento solenne vissuto stamane nella Basilica di Sant'Alfonso per ricordare il bicentenario della beatificazione di Sant'Alfonso, ma per ricordare il santo in tutta la sua interezza. Presente il vescovo della diocesi, Monsignor Giuseppe Giudice, accompagnato dai sacerdoti di tutta la diocesi, o almeno quasi tutti. Un momento solenne vissuto dai cittadini, vissuto dai sacerdoti, vissuto anche da voi che da casa avete seguito questa nostra diretta. Da Pagani il messaggio ai fratelli musulmani, ai fratelli di tutta la religione, da parte di tutta la diocesi, di tutti i sacerdoti, affinché si ponga fine alla guerra, si ponga fine al male e al dolore. Questo è un momento diocesano. Dall'inizio, da quando sono venuto, ho cercato sempre di valorizzare, era già fatto sicuramente, ma di essere molto attenti a questa realtà. Noi abbiamo qui il corpo di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, un grande santo, dottore della Chiesa, un confessore, moralista, autore di tante canzoni spirituali, di tanti testi, ma penso che in quest'anno della misericordia forse è bene evidenziare questa figura, questa santità, perché ognuno di noi possa non solo parlare di misericordia, ma accogliere la misericordia del Signore e porre dei gesti di misericordia. Santo Padre lo ha detto con molta chiarezza, ma l'abbiamo ripetuto sempre, non è una guerra di religione, è una guerra di interesse, è una guerra politica, è una guerra economica, dobbiamo recuperare la fraternità. Un messaggio forte anche da parte di Sua Eccellenza il Vescovo su quello che è stato il percorso di Sant'Alfonso, ha tracciato una linea netta tra quello che era il passato e il recente, e crede che Sua Eccellenza ci ha detto di continuare in quest'anno di misericordia ad essere vicino ai più deboli e dare il nostro supporto a tutte le comunità. Voglio approfittarne per ringraziare la Presidente del Consiglio regionale, l'onorevole Rosetta D'Amelio, che
immediatamente ha dato la sua disponibilità, quindi grazie sia a coloro i quali stamattina sono venuti qua in prima persona, sia alla Presidente del Consiglio regionale. Come nel solco della tradizione alfonsiana, anche stamattina un momento di grande spiritualità che grazie a voi arriva in tutto il mondo e grazie a Paganesi rende onore a questo grande santo, il più grande santo della Chiesa cattolica, nell'auspicio che possa diventare non solo naturalmente riferimento di fede, ma per questi territori anche riferimento turistico come auspichiamo da tanti anni, sperando che possa diventare realtà grazie a Redentoristi e alle varie amministrazioni. Grazie a voi per averci dato l'opportunità di conoscere appunto questa grande opera di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Grazie veramente, ringraziamo anche il nostro consigliere che è una persona molto attiva nel consiglio. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di spettacolo perché mercoledì 3 agosto alle 21 in Piazza Diaz a Nocera è atteso un evento di grande levatura artistica con l'ensemble Voci Italiane. La manifestazione, l'evento è stata presentato questa mattina in conferenza stampa. Vediamo. Successo che continua da oltre 20 anni, uno spettacolo che ha conquistato il pubblico di mezzo mondo e che ora approda a Nocera Inferiore. È quello dell'ensemble Voci Italiane che vede insieme artisti del coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e fondato da Massimo Iannone. I coristi saranno accompagnati dal maestro Ciro Visco che questa volta siederà eccezionalmente al pianoforte per accompagnare l'ensemble. Un appuntamento di grande pregio artistico, ma anche multimediale, se si considera che su YouTube i video del coro sono stati visti in poco tempo da centinaia di migliaia di persone. Come è stato spiegato questa mattina in conferenza stampa nella sala giunta del municipio di Nocera Inferiore, la scaletta del concerto prevede brani della melodia napoletana. In quel mondo, a parte che Napoli, fatto di suoni, colori e sapori indimenticabili, la canzone è un piccolo cameo di vita quotidiana che racconta amori impossibili, la bellezza di un tramonto, storie di mare, la tristezza di un addio, in una parola l'amore per una città unica. L'opportunità di comprendere al meglio questo universo a sé viene offerta proprio dal viaggio a Napoli che presenta le più note e belle canzoni del repertorio napoletano, un unicum nel panorama italiano. Per me alle origini dell'opera lirica c'è proprio la melodia napoletana. Basta pensare musicologicamente che quando la musica non è più sacra ma diventa popolare, noi abbiamo la forma della villanella, che è in dialetto napoletano. Infatti tutti i nostri concerti iniziano con Palumella, che è una villanella fatta a più voci e che è in lingua napoletana. Questo spettacolo, ed è la prima volta che io lo dico pubblicamente, è nato a Nocera Inferiore. Cioè il primo debutto vero è stato a San Francisco negli Stati Uniti, ma in realtà ero giovanissimo, io chiesi a mio fratello Antonio Iannone a Nocera, che è sempre stato presente in tutti gli appuntamenti importanti della mia vita, per favore organizzami una specie di prova generale, un concerto per questa grande tournée che partiamo per gli Stati Uniti. E quindi di fatti questo concerto nasce a Nocera, al Circolo Sociale, circa 25 anni fa. E dopo 35 anni che ha girato i palcoscenici di tutto il mondo, Stati Uniti, America Latina, sale importantissime, il Metropolitan Museum, l'Alte Opera di Francoforte, la Filarmonica di Varsavia, come dire, il cerchio si chiude e torno, come dopo veramente 25 anni di successi, nel mio paese,
dove sono io attaccato con le mie origini e la mia tradizione, ed è una felicità immensa. L'appuntamento è per mercoledì sera alle 21 in Piazza Diaz a Nocera Inferiore. L'occasione era troppo importante per lasciarcela sfuggire. In effetti la Regione Campania ha voluto che questo concerto fosse tenuto in 4 comuni della provincia, e tra questi c'è Nocera Inferiore, che poi ha il valore aggiunto di avere un nocerino tra i suoi componenti, che ne è anche il fondatore, quindi un motivo in più di orgoglio per la nostra città. Appuntamento oggi con il Pomodoro San Marzano Day, primo evento a difesa della nostra terra e che si tiene nei giardini del Pomodoro San Marzano, DOP, alla contrada Faricella di Sarno. Da quest'anno l'evento San Marzano Day vuole essere il punto di riferimento in Campania come manifestazione culturale per raccontare a tutti la reale vita svolta nell'agro sarnese nocerino al contatto continuo con la natura. È iniziata la nona edizione del Campo Scuola Anch'io sono la protezione civile, edizione 2016, organizzato e gestito dall'Associazione Papa Charlie di Pagani è sostenuto dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I partecipanti, nei 7 giorni di attività residenziale, saranno impegnati in attività di conoscenza del Servizio della Protezione Civile e dei piani comunali di emergenza. Avranno modo di capire le norme di comportamento in caso di emergenze di incendi, uso dell'estintore e dei sistemi antincendio e ancora tutte le altre attrezzature in dotazione all'organizzazione. Sono poi previsti incontri specifici con i vigili del fuoco di Nocera, il primo soccorso con l'associazione Castello di Angri, educazione alla legalità con la tenenza dei carabinieri di Pagani ed un'escursione al campo Avventura a Baronissi. Bene, ora noi ci fermiamo per alcuni minuti, poi abbiamo un'ampia pagina dedicata al calcio. Ci vediamo tra poco.